Ciao ragazze, io ero un attimo in relax, ho detto adesso mi siedo 5 minuti perché sto per andare a lavoro, infatti sono pronta, mi devo solo cambiare e mettere la divisa. Mi sono bevuta un caffè e volevo farvi vedere delle cosine che mi sono arrivate da Cominisker. Spero che si pronunci così, comunque poi vedete tutto nell'info box. È un'azienda che si occupa di stampe, fotografie e via dicendo. Adesso vi faccio vedere velocemente i lavoretti perché dopo ve li faccio vedere un po' più da vicino. Allora, io ho mandato una trentina di foto circa e ho scelto le foto che abbiamo fatto a Venezia a maggio perché mi sembravano quelle un po' più caratteristiche e forse quelle alle quali ci tenevo di più per avere qualche lavoretto un po' particolare. Quindi vi faccio subito vedere. Mi hanno fatto questo quaderno, è un quaderno come vedete personalizzato, mi è piaciuto un sacco, hanno scelto questa foto e hanno messo il mio nome. Poi adesso ve le faccio vedere così velocemente perché dopo lo guardiamo un po' più da vicino e vi vado anche un po' a descrivere di come sono fatti, perché sono tutti prodotti fatti interamente a mano. Quindi questo, poi mi hanno fatto un taccuino e questo taccuino qua hanno deciso di mettere la foto di famiglia, ecco, vedete un taccuino. Poi mi hanno realizzato un libro, un quaderno praticamente con delle foto e dopo ve le faccio vedere un po' nel dettaglio. Ci sono un po' delle nostre foto, comunque tutte come vedete rappresentano Venezia e queste sono tutte le foto che abbiamo fatto noi, alcune delle foto che abbiamo fatto noi a Venezia. E poi per finire le carte napoletane, come vedete sono queste qua, però ce le hanno personalizzate, quindi sono state personalizzate con una foto, perché chiaramente non puoi mettere più foto, sennò poi si capiscono le carte, quindi carte personalizzate. Vi faccio vedere un po' più da vicino questi lavoretti e poi proseguiamo con il vlog. A dopo ragazze, io adesso scappo, vado a lavorare, ciao. Io oggi faccio dalle 5:30 alle 9:30, quindi chiusura, e domani finalmente sono di riposo e devo fare un sacco di cose, probabilmente vloggerò anche per voi. Ciao, ci vediamo dopo, ciao. Ragazzi, vi faccio vedere un po' da vicino questi lavori che sono qualcosa di spettacolare. Questa è la copertina del quaderno con, come vedete, il mio nome e cognome, la parte dietro che ha come sfondo la bellissima, fantastica Venezia. E adesso vi vado un po' a descrivere quello che sono questi lavori. Allora, sappiamo bene che non siamo gli unici a fare quaderni personalizzati, ma siamo gli unici fino a prova di smentita a farli in questo modo. Possiamo fare quaderni di qualsiasi misura fino a formato A3, con copertine morbide o rigide, rilegati a spille solo i morbidi, a spirale, metallica o a brossura fresata morbidi o rigidi. La nostra particolarità è che possiamo personalizzare anche l'interno del quaderno. Oltre a numerosi modelli già disponibili, righi, quadretti, quadrotti per tutte le scuole, millimetrato, pentagrammato, prima nota, storyboard, ricettario, possiamo stampare su richiesta anche l'interno che ci conferisce il cliente stesso. Passiamo al taccuino, come vedete me l'hanno realizzato con la foto della mia famigliuola, ecco, ha l'elastichino, così. E adesso vi leggo un po' le caratteristiche. Questo articolo è un vero gioiellino perché oltre ad avere l'elastico per la chiusura è realizzato come quaderni interamente a mano. La copertina è cartonata rigida dello spessore di circa 2 mm ed è plastificata con un bellissimo effetto che sembra a rilievo. La rilegatura è a spirale metallica perché essendo destinato a un uso tipo diario o per appunti bisogna distenderlo tutto e avere comodità nel prendere appunti o disegnare. Anche per questo prodotto possiamo realizzarne di varie misure oltre a quelle standard e possiamo farne di quadrati o orizzontali. Come per gli altri prodotti possiamo personalizzare il tipo di carta degli interni, la dimensione, la grammatura, la tipologia di stampa e il tipo di interno. E questo è il taccuino, troppo carino, mi piace un sacco, vedete? Questo è l'interno, ok, questa è la parte interna, qua c'è il loro logo e l'elastichino, ecco qua, e questo è il taccuino, ragazze. Poi passiamo alle carte. Allora, queste qua sono le carte, e gli ho messo un elastico perché non avevo la scatola, eccole qua, le carte.
Come vedete, chiaramente hanno tutte il retro uguale, ma sono personalizzate perché nelle carte da gioco, che sono praticamente queste, ecco, c'è la foto dei miei bimbi. Eccola, vedete? La foto dei miei bambini. Ecco, queste qua sono tutte le carte che sono troppo fatte bene, ragazzi, sono fatte veramente stra benissimo. Allora, intanto ve le descrivo. Le carte, questa è proprio una novità introdotta da poco. Al momento per la produzione normale usiamo una carta patinata lucida da entrambi i lati con grammatura da 250G, ma stiamo preparando l'alternativa realizzata in polietilene. Questa è una specie di plastica molto resistente, è antistrappo, impermeabile, lavabile, con un effetto plastificato molto gradevole al tatto. Delle carte personalizziamo praticamente tutto: il dorso, la facciata, la dimensione, l'arrotondamento degli angoli, il materiale. Per esempio, possiamo produrre carte che al posto del volto e delle figure ci siano le foto dei nostri clienti, oppure possiamo stampare la facciata con un particolare logo. Oltre alle carte napoletane e da poker già disponibili sul sito, stiamo per lanciare i nuovissimi mazzi di Uno, di Mercante in Fiera, di Memory e di Domino. Possiamo realizzare mazzi di carte con una grammatura più leggera, ideali per i prestigiatori che devono impalmare le carte per i loro trucchi. Possiamo stampare mazzi con speciali figure che ci fornisce il cliente. Ok ragazze, e adesso passiamo al pezzo. Questo è più bello perché ci sono un po' le foto di questa giornata che ci siamo fatte a Venezia. Il quaderno che è proprio personalizzato. Lui ha deciso di fare, loro, lui, non lo so, hanno deciso di fare questo lavoro. Vi lascio anche nell'info box il link al loro sito, così magari andate a farvi un giro e date un po' uno sguardo. Proseguiamo con il nostro vlog perché io ho un sacco di cose da fare e mettiamo via queste cose proprio carine che me le terrò veramente custodite proprio per bene, perché sono proprio belle davvero e sono rimasta veramente molto molto soddisfatta. Andiamo avanti con il vlog, ragazzi, proseguiamo. Change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities,
queste. Io sono appena tornata a casa, in realtà sono andata a fare il mio lavoro, adesso ribevo ancora un caffè e rifaccio faccio la colazione fatta bene. Allora, vi faccio vedere cosa mangio. Le mie crostatine, queste qua che prendo di più, della marca biologica, mi piacciono molto, sono della marca, si chiama Bio Ricchi, e a me piacciono tantissimo. Io poi adoro particolarmente la confettura di mirtilli e quindi mangio la crostatina e poi il mio solito e amato e indispensabile caffè. E intanto faccio quattro chiacchiere con voi. Allora, adesso in realtà i bambini stanno dormendo, io aspetto che si svegliano, che facciano colazione e poi dopo dovrei andare a fare un po' di spesina, non uno spesone ma un po' di spesina. Domani, che sono di riposo, invece devo proprio andare a fare un giro vero e proprio, come vi dicevo, per quanto riguarda la scuola. Sentite la lavatrice, sto facendo un doppio lavaggio dei grembiuli di Ricky perché li ho trovati un po' macchiati e domani inizia l'asilo, quindi cioè devono essere, non dico impeccabili, però ci possiamo provare, insomma, se riescono a essere senza macchie, anche se qualche piccola macchia mi sa che non andrà via. Però non mi è rimasto, ma ci proviamo. Ok ragazzi, ho finito di masticare tutto, adesso il cafferino, e se i miei figli non si svegliano, cioè di solito si svegliano sempre presto, oggi che devo andare a fare la spesa, che ho bisogno di uscire, stanno dormendo. Secondo me è anche il tempo, perché è coperto, quindi magari stanno bene e stanno dormendo con piacere, ecco, sicuramente è anche questo il motivo. Quando rientro vi svuoto la mia spesa che andrò a fare da MD, perché come vi dicevo il mio supermercato punta adesso è diventato MD. Riferimento maggiore perché? Perché tanti prodotti ottimi, di ottima qualità, tanti prodotti che hanno origine italiana, insomma mi piacciono, in definitiva mi trovo molto bene, quindi poi ci sono anche gli ottimi prezzi, ci sono diverse offerte e quindi niente, mi sto fidando tanto a MD. Poi vado magari di più a prendere delle cose, infatti mi sono fatta una lista della spesa MD, delle cose che devo prendere da MD, poi però di più ci sono delle offerte, c'è qualcosa che potrei prendere anche da Lidl, però MD rimane quello che più in questo periodo mi sta piacendo. Di tanto in tanto Esselunga, ma l'Esselunga io mi perdo, sono troppo dispersiva, anche se anche l'Esselunga ci sono ottimi prodotti, però è dispersiva, quando ci sono le offerte io vado, mi trovo meglio nei supermercati un pochettino un po' più piccoli, non troppo dispersivi. Rieccomi ragazze, sono rientrata e adesso vi faccio vedere la mia spesona che ho fatto da MD. Allora, ho preso questi croccanti di merluzzo congelati, penso che tra l'altro devo mettere via subito, infatti vi faccio vedere prima le cose congelate così le metto via, ancora un'altra confezione così la metto via, di funghi porcini, molto buono questo qua congelato, i friarielli, sugo pronto allo scoglio con pomodoro, ne ho presi due, ecco questi qua ve li faccio vedere al volo perché poi li metto subito via. Questi sono tutti prodotti che io prendo sempre da MD e poi dopo adesso ve lo faccio vedere un po' più con calma, arrivo ragazze. Ok ragazze, proseguo, ho preso 8 uova, queste qua biologiche di questa marca Bio, sono prodotti 100% uova italiane. Poi ho preso questi snack al latte col miele, questi due, ho preso gli gnocchi che voglio fare col pesce perché ho mangiato degli gnocchi col pesce al mare che erano buonissimi, voglio provare a farli, gnocchetti di patate, ne ho prese due confezioni che adesso andrò a congelare perché quando li voglio ce li ho freschi. Poi ho preso la mozzarella, questa qua, latte 100% italiano, la marca si chiama Reggia. Poi tre confezioni di provola dolce, questa qua. Poi ho preso una confezione di salame Milano e quattro confezioni di prosciutto cotto, tra l'altro magrissimo, era in super offerta, era proprio bello anche d'aspetto, e quindi ne ho prese quattro confezioni perché c'erano due pacchi a 1,79 euro, c'era questa promozione. Poi
Il pesto alla genovese ne ho presi due perché era praticamente era uno più uno, uno al prezzo di due al prezzo di uno, e quindi ho preso anche il pesto alla genovese fresco. Poi due confezioni di burro, questo qua è il burro 100% italiano, e ne ho presi due da 125 se voglio fare magari una torta o un dolce fine settimana. Ancora l'altro pesto che vi dicevo. Poi le barrette al latte, quelle che prendo spesso a Cristian e Riccardo. Le gocce di cioccolato che tengo sempre perché spesso faccio la torta brownie, e quindi gocce di cioccolato. E poi anche queste scagliettine di cioccolato. Adesso metto via queste cose da frigorifero e ci vediamo tra un attimo. Ok ragazzi, proseguo. Ho preso i taralli, il casereccio, ho preso due sacchetti perché erano in super mega offerta. Poi le banane. Poi ho preso questa farina di riso, ideale per dolci, pane, pasta e fritture e tante altre ricette. Io l'ho voluta prendere, ne ho prese due della marca Fior di Molino. Voglio proprio provarla. Poi le cialde del caffè, 20 cialde della marca Carisma, non sono male. Poi l'olio di questa marca che si chiama Lettere d'Italia, olio extravergine d'oliva. È un buon olio perché io comunque sull'olio non cerco mai di non risparmiare assolutissimamente. Poi pasta fresca, ho preso le orecchiette, pasta fresca e le trofie che dopo vado a congelare perché le tengo. Poi un tubettino di maionese, gli spaghetti, questi qua trafilati al bronzo, che è la pasta che mi piace in particolare, ci piace. Poi Heineken, ne ho prese un po' perché erano in offerta le Heineken, ne ho prese alcune, poi le metto in frigo. Poi succo alla pesca, succo di frutta alla pesca. Poi una Pepsi, anzi ne ho prese mi sembra due se non sbaglio, Pepsi Zero. 10 pagliette saponate per lavare le pentole e insomma l'acciaio, mi trovo molto bene quando magari sono particolarmente sporche, queste sono ottime. Poi ho preso tre pizze, queste qua alte che prendo una volta a settimana perché ci piacciono, il sabato sera o la domenica sera le mangiamo, poi dipende se siamo fuori o a casa, e quindi ho preso tre di queste che adesso vado a congelare e arrivo. Ragazze, procedo ancora con pasta, ho preso questa pasta sempre di Lettere dall'Italia, penne rigate, pasta di Gragnano trafilata al bronzo. Voglio provare anche questo tipo di pasta, non è super economica, però vabbè, mi prendo per due parti da provare, ho preso le penne. Poi ho preso anche la pasta, questa qua, sempre comunque un prodotto italiano, però sono penne rigate, questa è più economica. Poi succo 100% di arancia, ne ho preso uno, ne ho preso un altro. Poi ancora taralli casericci. Ok, poi ho preso i plum cake classici, ancora una bottiglia di Pepsi Zero, sono in vaso ragazzi. Poi ho preso 4 di questi pan bauletto e 6 cereali della Vivo Meglio, perché ci piacciono molto, sono molto buoni tostati, quindi magari facciamo un toast al volo anche con la marmellata, a volte capita con la Nutella, comunque sono molto buoni e li ho presi perché sono i 6 cereali, piacciono anche ai bambini. Quindi ne ho presi 4, li ho detto già perché se ce ne sono in giro altri non ve li faccio neanche vedere. Poi ancora pasta, sempre questa qua, pasta trafilata al bronzo. Poi ho preso il miele di acacia perché era anche in offerta ed è molto buono, molto delicato, quindi ho preso il miele di acacia. Poi ho preso queste caramelle, è stata una schifezza, ma era in offerta a 65 centesimi, siccome mi piacciono molto a Riccardo e a Cristian e anche alla mamma, e ho detto vabbè le prendo, tanto comunque le imbosco perché non è che se le devo mangiare tutto in un giorno, ci mancherebbe. Poi ancora la farina di riso che vi ho fatto vedere, ne ho preso un altro pacco. Ancora fusilli sempre trafilati al bronzo.
Poi ho preso questa carta frigo, ideale per formaggi e salumi, doppio strato, carta più alluminio, quindi ero curiosa di provarla. Poi spugna per lavarci, sacchi condominiali, eccoli. Arrivo ragazze, così poi proseguiamo, che è quasi finito, e poi dopo me la metto a posto con calma, perché poi io vado a lavorare e quindi non è che abbia tutto questo tempo a disposizione. Poi ho preso il latte al cioccolato, che piace un sacco a Christian, un bel po' di uva, l'ultima uva, gustiamocela tutta perché a noi piace un sacco l'uva bianca. Poi ho preso prosciutto crudo, queste due confezioni di prosciutto crudo. Arrivo ragazze perché il telefono mi suona un attimo. Allora ci sono ragazze, rieccomi, proseguiamo che ho quasi finito. Allora, seguo con ancora qualcosina. Allora vabbè, ancora i succhi, quindi vabbè, il doppione di quello che vi ho fatto vedere, ancora succhi, poi birra, la Heineken che vi ho detto che era in offerta, quindi l'ho presa perché ci piace molto come birra. Poi ho preso i cattura polvere lamp, della panno lampo cattura polvere al profumo di limone, non li ho mai provati, li proverò, poi vi farò sapere come ci trovo. Sono a rimetterli dentro perché sennò. Allora, poi il tonno all'olio d'oliva, ne ho presi due confezioni anche perché erano anche in sconto, quindi li ho presi. Poi ancora il succo, questo qua l'arancia 100% arancia. I panni, sempre questi qua, lava asciuga, sono tre pezzi della marca sempre Lampo, perché sono rimasta un po' a corto con le spugnette, quindi ho preso i panni. Questi qua io ogni tot li prendo e li butto perché mi fanno schifo, fanno odore, cioè io non amo averli, voglio sempre buoni, insomma, in buone condizioni. Poi ho preso i rotoli di carta e uno già utilizzato, e praticamente ho già aperto perché mi serviva, che ero senza, ho preso questi qua, quattro rotoli di carta, mi trovo molto bene con i rotoloni. E poi è quasi finito ragazze, ci siamo quasi. Allora, ancora una birrettina, il pane ve l'avevo già fatto vedere, il pan bauletto e i cereali, il Ringo, un tubo di Ringo, poi il sette cereali, questi qua che di ali caldi, ottimi anche freddi, sono cotti al vapore con olio extravergine, si fanno veramente in pochissimo tempo, quindi questi. E poi anche il burger e la quinoa, questi qua vanno cucinati in padella 2-3 minuti, quindi sono veloci, quando devi fare una cosa al volo sono comodi. Questo mini break succo e brioscina, perché l'ha voluto Ricky, Cristian non l'ha voluto. Poi il cacao, cacao amaro, e la vanillina per i dolci. Poi ho preso le fette biscottate al marto d'orzo, che tra l'altro erano anche in offertissima. Poi cracker al riso soffiato, due pacchi di cracker della Vivo Meglio integrali, questi due almeno così, perché io con questi qua io sostituisco al pane, quindi sono ottimi. E poi sempre della Vivo Meglio i plum cake con farina integrale e zucchero di canna, che io sto prendendo praticamente molto spesso, ecco. E con questo io vi saluto perché ragazze sono immersa. Sono immersa di cose, quindi vi saluto ragazze e noi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, io sistemo la mia spesina. Un abbraccio, ciao. Ho preso i bagnoschiuma di Borotalco, ho preso questi due. Ho preso la versione fiori d'arancio energizzante, che è questa, che mi ricorda tantissimo il Narciso Rodriguez, che è un profumo che ho utilizzato anni fa e io l'adoravo. Solo che io purtroppo, due miei profumi preferiti, sia in una gravidanza che nell'altra, mi hanno talmente nauseato e non sono più riuscita a utilizzarli. Per Christian utilizzavo Alien e ho dovuto eliminare perché mi nauseavo un sacco, e adesso non riesco più a usarlo. Mi è rimasta un po' questa cosa qua. Invece di Riccardo, il Narciso Rodriguez, anche di quello ho dovuto
ho dovuto dimenticarmi proprio del Narciso Rodriguez, tra l'altro non è che finito l'avevo regalato perché non riuscivo più a usarlo e tuttora non mi piace più. Questo mi ricorda molto il Narciso Rodriguez, però essendo sotto forma di bagno schiuma la profumazione non mi dispiace, vi farò sapere perché magari poi non lo toglierò, adesso vediamo. E poi ho preso, vabbè, la versione muschio bianco che io non ho mai utilizzato, avendo usato tanti bagnoschiuma di Borotalco, perché questi qua sono proprio quelli nuovi, sono i due nuovi e quindi insomma sono curiosa, vi farò sapere molto presto. Poi ho preso questo balsamo. Allora, è un balsamo intensivo istantaneo di L'Oréal. Sono molto curiosa di provarlo, perché? Perché comunque io non ho sempre tempo di star là con l'impacco, nel senso che magari una volta a settimana lo faccio, impacco e preimpacco, ma a volte ho bisogno di essere molto molto easy e veloce e quindi voglio provarlo, vi farò sapere. Questo va per i capelli secchi e non ha nessun tempo di posa, quindi è un uso giornaliero, è consigliato per un uso giornaliero, quindi insomma vi farò sapere, vediamo un attimino come mi ci trovo. Poi ho preso lo shampoo, questo qua di Garnier, ultra dolce, voi sapete che io adoro questi shampoo, ho preso questo qua al latte di cocco e macadamia. Ha una profumazione molto molto buona, buonissima, troppo troppo delicata, proprio sa di latte di cocco, e quindi insomma vi farò sapere presto come va, presto lo voglio provare, quindi vi farò sapere presto nel video magari dei prodotti scoperta o prodotti terminati, non lo so. Poi ho preso questa crema, cercavo una crema per le mani molto 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 intensiva, nutriente, bella bella corposa, adesso anche me le fa e quindi martedì li faccio anche le mani, li faccio anche le unghie, e volevo anche una crema bella bella idratante, e questa qua è una crema della Natura Verde Bio, crema idratante intensiva con bava di lumaca e burro di karité, quindi promette bene la signorina, e quindi vi farò sapere insomma come ci trovo presto. Poi ho preso, siccome dovevo raggiungere questa cifra dei 20 euro per avere questo 20% di sconto sul totale della spesa, e quindi ho pensato di prendere dei dentifrici, che quelli servono sempre, sono sempre utili. Allora parto da quello più economico, che secondo me è molto molto semplice ed è anche molto buono, ed è questo dell'antica erboristeria salvia bicarbonato sbiancante. Mi piace molto, è un semplice dentifricio, però è molto valido, quindi sinceramente ho voluto prenderlo perché non deve mancare secondo me tra le scorte dei dentifrici, non costa nulla ed è buono. Poi ho preso qualcosa di un po' più impegnativo che voglio provare. Allora, questo che non ho mai provato, che è questo di Equilibra, è il Carbo Gel Dentifricio con carbone attivo. Io a volte uso il carbone attivo per lavare, per magari sbiancare i denti, magari il spezzetto e la pastiglietta la mischio con il bicarbonato, con il dentifricio, insomma faccio tutti questi miscugli, e però ho detto voglio provare proprio questa novità, voglio vedere come va, insomma costava 3 euro ma c'era lo sconto, quindi ho detto vabbè, su di avere qualcosa proviamo, vediamo un attimino e vi farò sapere presto, magari potrebbe essere una mia scoperta, una delle nuove scoperte, non si sa, vi farò sapere. E poi ho preso questo che in realtà avevo già preso, il Blanks, però sempre comunque con un 100% sempre con i carboni attivi 100% naturali. Proverò ragazze e poi vi farò sapere, vi darò un attimo la mia opinione anche di questi prodotti. Erano tutti comunque prodotti in promozione, quindi questo qua è il dentifricio anti macchia non abrasivo in pasta nera. Fa impressione a vedersi proprio il nero tra i denti, però poi dopo funziona, quindi io sono già abituata con il carbone attivo, perciò non mi spavento, però al momento sai, vedersi comunque questa cosa nera tra i denti non è simpatica la cosa. Niente, questo è quello che ho preso da Cardis, quindi adesso rimetto dentro un attimo le cosette e poi vi faccio vedere quello che ho preso da Mornati Paglia, perché sono andata a fare la spesina per la scuola, come vi dicevo, con Cristian, perché stamattina Riccardo ha iniziato l'asilo e io qui se ne abbiamo approfittato per andare a prendere quello che insomma ci richiedevano per la scuola. Mi manca ancora qualcosa, ma bene o male ho già fatto un bel po' di scorta. Arrivo subito ragazze. Allora ragazze, partiamo subito, ho preso una nuova cartelletta perché comunque ce l'avevamo un po' rovinata, tendo sempre a dargliene una nuova perché comunque almeno così la utilizza tutto l'anno scolastico. Poi una risma di carta che ci chiedono sempre puntualmente ogni inizio anno scolastico. Poi passiamo alle copertine. Allora, un Enigma 6 copertine, prima prendevo quelle economiche anche da 60 centesimi,
da 70, adesso ho preso delle copertine da quasi 1,20 euro perché le trovo più resistenti, più belle, quindi ho detto facciamo sta prova perché a metà non classico bisogna cambiare perché diventano uno schifo. Vediamo un attimino come se funzionano. Allora, questa qua rossa, quindi proprio una bella bella composizione, sono belle fatte bene, non sono sottilissime, quindi rossa, arancione, azzurra, blu, gialla e poi ne ho prese 5 trasparenti, quindi queste, che sono un incubo, secondo me le copertine sono un gran incubo. Poi ho preso i Giotto, allora ho preso i Giotto Stil Novo perché allora, i Supermina sono i numeri 1, sono fantastici, sono i migliori, però mi sono rifiutata perché costavano tipo 9 euro, 10 euro, 24, io cerco di prendere in offerta, quindi ho detto no, vabbè, prendiamo gli Stil Novo che comunque insomma, sono comunque di buoni pastelli, anche se i Supermina sono fantastici, però no. Poi ho preso i pennarelli, ho preso questi qua, il Turbo Color 36 pezzi. Allora, innanzitutto ho preso il temperino nuovo e mi ho ripreso questo qua della Giotto, perché qui si è trovato molto bene con questo serbatoio, perché è bello grande, l'ho fatto in questa maniera qua. L'ho trovato molto bene, c'è la blu, però mi si è abbastanza rovinato, quindi fa mamma, ne ho bisogno un altro, perché non tempera più. Il righello nuovo, due matite HB della Faber-Castell. Normalmente le maestre chiedono una penna rossa, una penna nera, una penna blu e una penna verde cancellabili. Io ne ho prese 8 almeno così ha la scorta, perché comunque ci hanno chiesto gentilmente di avere anche la scorta, in modo che comunque non si sta sempre dietro a comprare. E poi, visto che ero là e anche a me se mi mandi le penne, perché comunque anche io lavoro tra appunti e non appunti, sono sempre dietro a scrivere, allora ho preso due penne della Tratto, queste qua con lo scatto, e sono Lazy Gel. Ho visto che scrivono bene perché c'erano i foglietti per provarle, e quindi queste due. E poi ho preso anche questa qua della Stabilo, anche questa qua scriveva molto bene, e quindi ho preso anch'io tre pennine, visto che ero là dietro. Ho preso questi tovaglioli che erano sempre da Mornati, a pua con rosa, mi piacevano tantissimo perché c'era questo qua rosa molto dedicato. Ho detto vabbè, tengo sempre i tovaglioli perché comunque se arrivano ospiti così mi piace utilizzare i tovaglioli proprio carini. Ho detto li tengo da parte e prendo anche quelli. E basta ragazzi, adesso vi faccio solo vedere tre contate che ho preso alla Lidl, perché sono andata anche alla Lidl e poi basta, stasera mangiamo velocemente perché poi stasera andiamo al cinema a vedere il Re Leone, visto che io sono di riposo, stasera Walter non ha intenzione di far nulla, allora approfittiamo per andare a vedere il Re Leone. E sono andata un secondo a fare una scappata velocissima al Lidl per prendere due cose, adesso ve le faccio vedere un attimo al volo. Allora, eccomi ragazze, ho preso una scatolina così di cialde, adesso ne hanno un po' stufato quelle là molto molto caffè intenso, ho preso queste qua, l'aroma, questo qua classico, poi ho preso la Nutellazza perché era in offerta, quindi questo qua è il barattolo, è 950 grammi e costava intorno ai 5 euro, quindi ho detto vabbè, invece di prendere il barattolino piccolo, tanto comunque loro sanno che non devono abusarne, però più buona, perché a me questa qua, vabbè, ogni tanto una cucchiaiata me la mangio, un cucchiaino me lo mangio. Però vabbè, per i bambini chiaramente, anche se non voglio che ne abusano, ma loro non li dura tanto la Nutella, quindi. Poi ho preso il sugo, ed è il sugo quello che io, il pomodoro che io prendo sempre perché è stra buono, ve l'avevo anche detto che era molto buono, molto semplice, e che anche a Christian piace un sacco, ed è questo qua che è il pomodoro della Italiamo, è molto molto buono, sugo di pomodoro con basilico, e ne ho presi 3 perché comunque a casa mia la pasta pomodoro è la pasta più prelibata, la pasta che piace di più, pasta pomodoro, due pezzi, due foglie di basilico e del parmigiano, questa è la pasta che più è ricercata, specialmente da Christian. Riccardo, ma Christian pasta pomodoro tutta la vita, Riccardo magari anche al pesto, Christian solo pomodoro, è una roba allucinante. Poi ho preso due bottiglie di tè al limone della Freeway da portare al cinema, penso che li porteremo al cinema da bere, ce li portiamo dietro di solito, perché se no li lascio là a 30 euro tra bere, popcorn, almeno da bere di solito ce lo portiamo dietro. Poi ho preso
le mandorle. Oh mamma mia, gusto barbecue, non mi sono neanche accorta, vabbè. Ho preso le mandorle tostate, queste qua al gusto barbecue e queste qua normali. Mi sono neanche accorta che avevo preso le gusto barbecue. Comunque le proveremo e vedremo quali che sono le migliori tra i due. Sono buonissime ragazze, però io le mangio solo fine settimana perché sono tostate, sono salate, sono tanta roba, però sono buonissime. E per finire, visto che comunque a me piacciono da impazzire, ho preso i Dough Hacker. I Dough Hacker erano in offerta e ne ho presi due. Intanto uno dopo cena me lo mangio. Questi qua li tengo in frigo perché a me piacciono tanto i Dough Hacker. Questi qua sono i Napolitaner. Li tengo in frigo perché a me piacciono proprio freddi. D'inverno, d'estate, li voglio freddi. Non li voglio assolutamente che sono caldini o scioltini, li voglio freschi, quindi io li tengo sempre in frigorifero. Ho preso anche questi qua. Basta, queste due o tre cosette che adesso vado a mettere subito a posto. Poi sistemo la cucina perché ragazzi ho lasciato anche le cose nel lavandino. Devo ancora lavare i piatti, mi vergogno a dirlo, ma mi devo ancora lavare i piatti. E quindi faccio queste tre cosette e poi dopo mangiamo al volo e poi andiamo al cinema a vedere Re Leone e poi vi farò sapere com'era Re Leone. Tutti dicono che è bellissimo, quindi penso proprio che sia davvero bello, quindi ne vale la pena. Ho detto bambini, andiamo a vedere Re Leone perché ve l'ho promesso e sinceramente sono curiosa anche di vederlo. Noi ci vediamo ragazze, io vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni, o non so, questo vlog se finisce qua, non lo so cosa succederà, comunque ci si rivede alla prossima. Running like Kentucky Derby to where the girls are pretty. Summer grilling backyards, we're gonna party hard. Race right on through now, looking at you now.